Telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Tele di Oggi, un spazio politico autogestito a sostegno del candidato a sindaco di Cotronei Nicola Belcastro, il leader del PD Marco Minniti, appunto a Cotronei per partecipare a un convegno. Per me è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci alle prossime edizioni. Buonasera a tutti, iniziamo oggi una serie di iniziative per affrontare le questioni che interessano un po' tutta la cittadinanza. Per questa prima uscita si è scelto di affrontare il tema della sicurezza e dello sviluppo. Lo facciamo insieme all'onorevole Salvatore Lucà, segretario generale della Confartigianato Crotone, all'onorevole Emilio Di Masi, consigliere regionale dell'Italia dei Valori, e abbiamo il piacere di avere fra noi l'onorevole, non che per gli altri non sia un piacere lo stesso, l'onorevole Marco Minniti, che ci aiuteranno a sciorinare un po' tutta quella che è la tematica che afferisce a questi temi di interesse quotidiano che in un territorio come il nostro, della provincia di Crotone, assumono anche un riverso, un'importanza molto particolare. Buonasera. L'occasione di questa iniziativa si colloca all'interno di un processo che è quello che riguarda sia la definizione di un percorso politico per cui in avanti ci vede impegnati, ma anche l'esigenza di meglio caratterizzare, strutturare, identificare una serie di proposte che sono necessarie e che riteniamo parte integrante di un processo di valori politici che è rappresentato da centrosinistra, da quello che sono i partiti, le organizzazioni che si candidano alla guida di Cotronei e che si ritrovano in una lista che è la lista Cotronei Domani. State vedendo in questi giorni anche un simbolo che vuole rappresentare una sintesi larga, condivisa, piena di elementi di valutazione. In questo quadro, in questo ragionamento, una valutazione che non è solamente sterile o piena dal punto di vista politico, ma che vuole anche rappresentare parte integrante della società, parte integrante di quello che è il mondo economico, parte integrante di quello che è il mondo dell'economia. Ed ecco perché un primo tema che si muove all'interno di un concetto più generale, legalità e sviluppo, quali elementi essenziali di un ragionamento che ci devono vedere impegnati in un percorso da qui in avanti, all'interno di questo percorso di legalità e sviluppo, quale ruolo debbono svolgere l'economia, le piccole e medie imprese più in generale, e sulla base di questo offrire delle riflessioni, io mi metterò in campo, ma che sia il mondo dell'artigianato, per cui rappresentativo anche fino a ieri di quello che è il sistema di Rete Impresa Italia, sia il mondo politico, e io ringrazio anche con l'occasione sia Salvatore Lucà per la sua presenza, sia Emilio De Masi, sia Marco Minniti, rappresenta un elemento. Perché però oggi parliamo in termini di una proposta politica da mettere in campo che si chiama Cotronei Domani? Stasera
si è iniziato a parlare di programmi, di questioni, di temi che attengono a quello che è la proposta che mettiamo in campo per le prossime elezioni amministrative. La condizione essenziale per garantire un minimo di sviluppo in una realtà è avere un territorio dove la legalità è parte integrante. Noi l'abbiamo fatto in una maniera molto chiara, netta, ma anche con l'esigenza di dire che proponiamo. L'abbiamo fatto ragionando su quelle che sono le proposte per le piccole e medie imprese, dall'esigenza di un piano regolatore che sia in grado di dare risposte a quello che sono le esigenze delle imprese, all'esigenza di dover dare risposte a quelle che sono le questioni che attengono alla proposta di sviluppo per l'area montana, per la Sila, a quelle che sono le attività che riguardano un sostegno che un ente locale come un comune deve dare alle piccole e medie imprese che in questa fase di grande difficoltà finanziaria non hanno la possibilità di avere neanche un minimo di liquidità, per cui una proposta di un fondo di solidarietà, un fondo credito che passa attraverso quello che possono essere strumenti della programmazione finanziata e strumenti che possono dare la possibilità a chi è un'impresa che ha una difficoltà su quelli che sono i problemi della liquidità di poter far fronte attraverso un bando unico del comune in grado di poter dire sì, il comune è vicino alla possibilità di uno garanzia vera dello sviluppo, lo può dare anche con un minimo di contributo ma anche con un messaggio politico chiaro. Noi siamo vicini al mondo dell'economia, l'economia ha bisogno di avere una istituzione che sia a fianco, capace di poterla interpretare e in grado di poter dire noi guardiamo avanti, guardiamo al domani con grande possibilità e con grande futuro positivo e con grande speranza per quello che è la prospettiva che mettiamo in campo. Oggi abbiamo fatto il primo passo in questa campagna elettorale per le elezioni amministrative del comune di Cotronei. L'abbiamo fatta affrontando un tema cruciale per lo sviluppo di una comunità, di una città nella nostra Calabria, in provincia di Crotone, il rapporto tra sviluppo e legalità. È nostra convinzione che via di sviluppo, se non viene garantita la legalità, se non c'è un impegno contro le prevaricazioni delle mafie, se non c'è un impegno forte a sostenere le imprese sane che vogliono liberarsi dai condizionamenti del racket e dell'usura, se non c'è un impegno delle comunità, delle istituzioni a sostegno di una impresa libera, di uno sviluppo compatibile con la democrazia e con la crescita economica e civile dei nostri territori. Abbiamo ascoltato tante idee, abbiamo ascoltato un programma che Nicola Belcastro ci ha proposto, che prefigura un vero e proprio patto per la legalità e per lo sviluppo di Cotronei. Ce n'era bisogno. Noi abbiamo bisogno che Cotronei ritrovi il suo ruolo, la sua funzione, rilanci la sua capacità di essere un punto di riferimento in tutta la provincia di Crotone e nella stessa Calabria, così come è stato nella storia di questa comunità. Ecco, legalità e sviluppo come due condizioni per una nuova amministrazione, per una nuova politica in questa città, sapendo che quando parliamo di legalità e di sviluppo c'è bisogno di affidabilità e di credibilità. Ecco, la mia convinzione profonda è che Nicola Belcastro abbia insieme credibilità ed affidabilità, due doti importanti per un politico, due doti anche molto rare, due ruoli fondamentali per chi vuole candidarsi a sindaco di questa città, per chi ha la forza, le idee, il progetto e il programma per poterlo diventare. Nicola Belcastro.